Benvenuti alla nuova stagione del Trono del Muori! Yeah! Evviva! Quando fai Berserk? Piccolo video di presentazione di tutte le cose! Il Muoricon! Sì! Yeah! Quando esce Harry Potter? Allora, come sono andate, ragazzi? Piccoli angeli? Yuhu! Bene! Ma attacco i giganti, lo porterai? Dovrebbe essere il 4 settembre. 2 anni dopo il primo specialino. Quanto avrei voluto fare il terzo film del Berserk. Così avrei chiuso dopo un anno. Perfetto. Ma non ho fatto in tempo. Cazzo. Perché sto a fare Harry Potter? E mo ve dico quando esce. 3 cose vi devo dire. La prima è che dopo numerosissim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 e pressioni subite da voi e dalla mia bestia dell'avidità, ho aperto il negozietto del Muori. Quanta roba! Le magliette con i loghi! Le faccine del Muori! Va, tutto il set! Il 7, numero magico! No, sono 4. E gli aggettivi di Light e Voldemort, che quando fa le cose ci mette la... Senti, ho aperto il negozio, fine, ne parliamo adesso e non ne parliamo più. A me non mi piace pubblicizzare la roba. Infatti nei video non le pubblicizzerò mai. Il video deve essere il video. Non ci devono sta ste cose tipo il vende la roba o le donazioni, tra l'altro. O dico qua, ne parlo una volta all'anno. Grazie pure per quelle, perché sono andate meglio di come mi aspettavo, onestamente. Grazie a tutti, da chi mi ha donato 1 euro a una cifra. Ma che a sto punto meglio la maglietta, perché vede che ne so, tanti euro a gratis. Mi piar blocca lo stomaco, è più forte del verbo. Almeno via da la maglietta, che cazzo. Fine! Ne riparlamo st'altro anno. Non sapevi manco c'erano se non avevi visto il video dell'altro anno. Ne parlo mai nei video? No. Perché un conto è dire cose, un conto è farlo, cazzo. Non voglio aver video insozzato da sta roba. Pure questa è una cosa che bisogna ripetere ogni anno. Così mi sputo in fascia da solo al primo video di qualcosa dove interrompo e faccio le patatine sono buone, Light. Ma la carne secca, Shirus Birru, lo è ancora di più. No! Sto canale deve essere fresh pure fra 1000 anni. Che se fra 1000 anni ritroveranno il server proprio quello con dentro i video mia, vedranno che c'è sta sola roba bella. Bravo, i valori veri. Vabbè, per tor negozietto. Ma i video appunto quando escono? Video belli se sta dentro lo spam. Al massimo sti videini d'aggiornamento toh, dove sfogo la marchettaggine perché avete un compromesso. Ma fino a una certa. E loro faranno Harry Potter. Come mi hanno clamato tutti mi insegnami come si fanno un bestemmia. E non è che poi a una certa c'è tra marchietta e loro fanno oh, vedi questo venne al culo. No, ma sto divagando. Comunque ho detto delle donazioni, grazie. Te dico tutto questo perché, cioè, non per fare morale, ma perché come vorrei fa io. Almeno però avesse la decenza di dire quello che uno vorrebbe fa, capito? Non è che sia male questo, ma io te dico come la penso, fine. Poi vabbè, sì, ma collo però basta, basta. Negozietto. Pensa che volevo comprare la macchina a serigrafia e falle io a mano a casa. Ma dove vado, cioè, capito? Ma dove posso affidarmi a questi? Mi permette di farne tanti tipi, tra l'altro. È una cosa a meno a cui pensare. Mi sono informato, sono andato a vedere come vendono tutti i mails. PewDiePie. Ho richiesto pure sul sito di PewDiePie se mi facevano vendere la roba. Che è gente che vende solo per i VIP. Ah, però. Mi hanno detto le faremo sapere. Mi hanno detto. Pensa come stavo. E mi sono impegnato veramente, per fare una cosa con senso. Novità delle novità. Solo per oggi. E tutti i giorni che gli hanno appresso. Ammira la collezione di vari tipi di faccine. Con il logo dietro. Certificato Trono del Muori. Anche perché sì, mi stanno a mandare foto de fiere dove vendono le battute mie. I freebooter della vita vera proprio. Sto punto lo apro io. Perché parlare quando puoi comunicare le tue emozioni con queste? Ci saranno un sacco di cosette in continuo aggiornamento. Al minor prezzo possibile. Regà, ve giuro. Vi giuro. Questa è la roba, se la fanno pagare. Non tantissimo. Ma questo è proprio il compromesso per farvi spendere poco e guadagnare qualcosettina. Ma qualcosettina, ti giuro. Ti va, ho messo pure il .99 come i marchettari bastardi. Però ci sono impegnato, Pure le tazze, va. Pronte faccina e retro con logo. Augura la morte ai tuoi cari di prima mattina. Yeah! Mi sento in colpa. C'è niente di male a venire cose a proporre i tuoi prodotti. Ma mi sento in colpa perché ci devo lavorare su questo. Seconda cosa, mi sono iscritto a Twitch.
Mi sento una puttana. Solo iscritto però. Beh, non fammi frega il nome. C'ho già un iscritto, tiè. I traguardoni. Speciale, un iscritto epico. Un grazie a te, iscritto sulla fiducia. Lo faccio per te. Tu sei bravo. Le live, che schifo. Sul canale mio. Sì. Su Twitch. È fatta apposta. Sai che c'è? Io vorrei rimanere duro e puro e far solo i video. Mo te posso dire la verità. Questo vorrei fare. E se YouTube non mi demonizzasse tutte cose, io Twitch lo vedrei col binocolo. Però non lo faccio solo per la demonizzazione. Lo faccio perché ormai siete veramente in tantini a chiedermi le cose. E grazie a cazzo, cioè, siete centinaia di migliaia. Proprio statisticamente. Siete sempre di più a mandarmi messaggi, eccetera. E vi dovrei cominciare a dare retta. Qualche volta, non sempre. Perché in tanti mi chiedete di fare le live. Io no. E io, cioè, ogni tanto mi viene male perché vorrei darvi retta. Come quando mi dite, ma ci sarai al X Comic Con? Io no. E voi? Ma io ti vorrei vedere per stringerti la mano. Perché mi hai aiutato anche in periodi bui. Io, mi dispiace non farmi vedere, capito? È un po' la stessa cosa. Non vedo mai retta. Ma non sul canale. L'idea mia è farle ste live per parlare con voi. E risponde in live apposta a più gente possibile. Non solo chi paga. Pure quelli che scrivono lì accanto che si caga pare nessuno. Magari non po' para tutti, magari qualcuno mi sfugge, però mi impegno. Però come quando mi scrivete in privato. Che io rispondo a tutti. Un conto so le chiacchiere, un conto è che lo faccio. Una volta sola, lo sapete. Poi mandate nel marasma delle conversazioni aperte. Ci stanno anche gli altri, lo sapete. Ma una volta. E anziché fa un secondo canale che non me va, faccio proprio le cose là. Scialla. È fatta apposta per streamare. E lo so che è un dito al culo. Devi andare su un altro sito, che palle. Lo so. Ma lo faccio pure perché è un'altra piattaforma, a parte YouTube. Che qua un giorno rischio la demonetizzazione e un altro de schioppa. E se schioppa il canale, cioè io manco pensare. Almeno un posto dove di regaso schioppato. Ho detto schioppato. E poi col cazzo che faccio i live su YouTube, che gli faccio guadagna pure sulle live. Prima mi demonetizzano, non mi si inculano poco. Pure le live. Tiè. Lo senti il suono? Tiè. YouTube tiè. Non mi parlare, please. E su sto canale rimangono solo i video editati. Così anche quando fra 2000 anni qualcuno troverà il server. Questa è la cosa primaria mia. Questa. Pure prima dei soldi, cazzo. Perché i soldi sono belli. Io li voglio, nella maniera giusta. Ma è più bello fa quello che te pare. Per questo non voglio fare pubblicità delle aziende dentro i video che mi hanno contattato, E sto cercando di autofinanziarmi con le magliette e Twitch. Io voglio finire le serie che ho iniziato. E anche se mi demonetizzi tutto, non me ne frega un cazzo. YouTube sarà sempre la prima cosa per me. Perché sto canale lo vedo come una cosa che mi sopravvivrà. Quello che lascio al mondo. Sono immortale grazie ai miei video. I video Horcrux. Nella madò. E quindi Twitch e live dove chiacchiereremo delle cose. E risponderò alle grandi domande esistenziali del tipo: ma perché non fai questo? Perché non fai quello? Perché sto sempre editato. Non vi rendete conto del tempo che ci sapete? Perché non fai live mentre editi? Mi hanno chiesto. Ma regalo. Ma perché io mi devo concentrare? Ma ti pare che posso dare retta a voi? Non vi rendete conto? Da roba che ci sta dentro. Ma non è colpa vostra, piccoli angeli. Guardate le pubblicità. E altro. Ma siccome non me fasi o vede in fasi, non so di sottofondo che metteci. Fortnite? No. Mo ce penso, perché è proprio una cosa embrionalissima, E poi non è che conta quello che c'è sottofondo alla fine a me, Cioè, conta nei chiacchiere. Poi dovete essere una cosa, giochicchia. Tante Twitch, va bene, vado in gameplay, no. Non è il canale, famo tutte cose. Yeah. Poi intanto mi dite, ma ho visto quest'altro. Magari se lo vediamo insieme al volo, vedo tutto che lascia fare. Poi si vede. L'importante è che capiate che lo faccio per voi. E per un'altra entrata. Continuo a dire, mo chiedete. Ma non è che mo voglio parare al culo con sta cosa. A me me va de fallo. Se no non lo farei, Non è che lo faccio perché vi grazio. No, voglio farlo pure io. Anche perché è un'entrata in più. Ma se non mannava, vaffanculo è un'entrata in più, non lo facevo. Deve essere chiaro, Se fai almeno 3 live a settimana, da quello che dice. Ma che cazzo. Ma chi ce l'ha a tempo? Ok, non diventerò mai partner. Ma intanto l'ho aperto. Vabbè, le live del muori. Io si muori. E dulcis in fundus findus. Harry Potter 7. A fine video ce lo stai dicendo. Prima hai spammato tutte cose, Perché editi questo invece di editare Harry Potter? Lo so, un video l'anno. Fatemo fa un video là, un video là. Mo esce, E quando uscirà? Uscirà. E qualcuno c'era arrivato, Partendo dalla fine. Quando potrebbe uscire l'ultimo dei 7 video? Non te lo dico, arrivaci. Fine! No, il 19 settembre! Perché è l'ultima, il 31, capito? L'anniversario della morte, dell'insaccato e dello scudo umano. L'inizio di tutto! E coincide con la fine. La poesia che entra in questa casa. Wow!
Beh, ci vediamo il 19 con la prima parte. E stavolta per davvero, perché già editato quello. L'altri, sto già in ritardo. Arriveranno anche ste benedette 2X09, 2X010, il trono del muori. Però ho fatto 2 mesi, devo fare anche le altre cose. Continuerò anche il libricino e One Punch, però l'ho fatte a luglio. E dovrei fare anche Hit 2. Cazzo, domani dovrebbe uscire, che è il 5 settembre, dovrebbe... Però 3 ore di film di Harry Potter, me lo fate apposta, maledetti. Ma fallo uscire Halloween. Vabbè. Ah, poi ritocca Berserk. Sì, sì. Prima di fine anno, comunque, questo uscirà per forza. E anche altro. Va bene? Quindi diciamo Harry Potter 7, Berserk o la 209 e 2010. Vediamo. Forse prima Berserk, non lo so. E poi il trono, One Punch Man e altre cose. Va bene? Oh, quello che vedo di... Ho detto tante care cose. Ciao ciao. Mi raccomando, guardale.